Allora, l'anagrafe, le cose, la scuola, ho visto tutto, è diventato buonissimo. Adesso posso finalmente condurre Camera Smile. Ce la faccio. Oh! C'è un signore che vuole attraversare. Devo fare la mia prima buona azione. Buongiorno. Buongiorno. Prego, venga da questa parte. Per favore, che il giardino, dove vado? Lei non deve attraversare, venga, la faccio attraversare. Perché non ce la faccio. Ma come non ce la fa? Lei non deve attraversare? Venga, venga. No, ma piano piano, perché non ce la faccio. Ma scusi, lei era pronto per attraversare, non voleva... Sì, era pronto, però vedo le macchine, passano le macchine continuamente, ho paura. Ma c'è sta una macchina neanche... Ma fatti c***o, ma io sto andando bene, qua seduto, perché devo... Devo seguire una persona che mi porta la... Io sto facendo una buona azione, no? Sì, ti capisco che fai una buona azione, però per me è un piacere. Ancora. Non deve venire a questa... Scusi, come si chiama lei? E mi fa Alessandro, detto Baffone. Baffone perché... è per quello. Baffi, qualche volta si alzano anche questi, però non tutto si alza. Vabbè, sai che... Meno che una cosa. Ma quindi lei non voleva attraversare? No, non è che non voleva attraversare. E io tutto il giorno che cerco di tornare alle origini, di migliorare. Bene, però pazienza. Vabbè, sa che c'è? No, sai che le dico? Mettiamoci seduti. È quello che dicevo io. Mettiamoci seduti, sai perché? Perché? No, bravo. Con sto sole che c'è... È primavera, che cavolo. Ma lei che fa nella vita? Che lavoro fa? Lavorare a casa ci sto poco, perché diversamente sarei fastidio non a mia moglie, alla cucina, perché alla cucina mi piace mangiare e bere. Ah, a chi lo dice? Senta, chi lo dico? In realtà che fa nella vita? Nulla, nulla facente? Viaggio la mattina, sì, sono pensionato, però la pensione è ancora, almeno per me, è sufficiente, perché cerco di arrangiarmi a fare qualcosa in campagna e tutto. Ah, quello. Lei lavora in nero? Ma che in nero? La proprietà è mia, c'ho un po' di frutto. Ho capito, ma lei dichiara, se lei non dichiara, vabbè, comunque, se ti voglio. Ora, la dichiarazione dei redditi la faccio, mi stanno a fregare una fregaccia di soldi pure questi. Chi? Chi è che sta... L'ICE, l'IRPEF. Chi sono questi? Il commercialista mi dice, questo deve pagare, questo mi deve pagare. Mo anche la farmacia, quando una ricetta... E che c'entra con l'ICE la farmacia? Non lo so, si prende 2,50 euro. Cioè tu, uno va all'ICI, uno va alla farmacia e paga pure l'ICI? Che l'ha ricevuto, si prende 2,50 euro, dice che è l'ICI, l'ICI. Beh, a me me l'ha raccontato un amico, un parente. Vabbè, comunque, un parente stesso, comunque sai che c'è? È un tedesco che dice che... Sai che c'è? Italia non si può spendere. Nonno, ma non mi hai riconosciuto, sono Federico! E non me lo potevi dire prima, Ma che sai, questo sei invecchiato, è proprio... Sei un po' ricco, diciamolo, non vabbè, si può dire. Speriamo a tutti quanti di arrivare alla mia età. E come sto io lo auguro a tutti quanti. Veramente, quanti anni c'hai? 180? Dal 29 in poi. Dal 29 in poi? Io non ho studiato, dal 29 in poi non lo so quanti anni sono. Boh, vabbè, facciamo fare i conti a casa. Vabbè, e quindi che facciamo, nonno? Ti prendi il sole, se vai a prendere una bottiglia di vino, c'è un bel bicchiere di vino. E Camera Smile chi lo fa? I professionisti. Ah, dice, ah, quindi mi hai offeso, grazie al nome. Ma che ti ho offeso? Ma sei un professionista. Sai che c'è? No, io sto qua con te perché ormai ho ritrovato la mia strada, sono stato a Popoli dove sono nato, ho visto l'atto di nascita, sono andato dal sindaco, ho chiesto scusa ai professori perché ho fatto casino. A Popoli, io aspetta, sto qua. A Popoli c'è nato, ma il seme sta seminato qua. Ma no, non si possono dire queste cose. Come si può dire? Si deve morire. Se non ci seme, non ci raccoglie. Qua, cioè, allora. Il seme dove? Il seme dove è stato seminato? Penso qui a San Clemente. A San Clemente, contrada San Clemente di Castiglione. Castiglione a Casao. Vicino a Torre dei Passeri. Provincia di Pescara. Certo, Italia. Sì, anche Italia, non diciamo tedeschi. Mondo. Vabbè, sai che c'è, nonno? Camera Smile, mercoledì alle 21. Tu l'hai mai visto? Ma l'ho visto veramente perché ci lavora mio nipote che in questo momento... Ma so io, ma che questo è... In questo momento sta vicino a me. Vabbè, tutti i mercoledì. Noi ci vediamo la settimana prossima, amici, perché non ho capito. Allora, tutti i mercoledì, qualche volta anche la domenica, la notte, il sabato la notte. Nonno, la notte, quella è un'altra cosa che vedo. Cioè, cerco di arrangiarmi ancora. Ma come cerco di arrangiarmi, scusate? Che la faccio, mi devo arrangiare. Quando ma che faccio, dici? Ma che devo dire? Ma mi fa fare brutte figure in televisione. Non è vero. Ma è una cosa incredibile, no? Non si può. La televisione vede certe cose che fanno in televisione, specialmente quello dice caro fratello, mio fratello, ma dove c***o hanno i fratelli là? Ma che quello è grande fratello, non caro fratello. Ma vabbè, io scusa, non ho studiato. Ma non è che devi studiare, si chiama grande fratello. Grande fratello, ma là sono le sorelle, non i fratelli. Settimana prossima, Camera Smile, con mio nonno, presenta lui la settimana prossima. Speriamo bene.